Ciao a tutti amici, oggi riprendiamo a parlare di alpinismo perché cosa succede? Molta gente crede che ormai, visto che ormai in un periodo di modernità, di successi, progressi, tutte le vette siano state, diciamo, toccate dall'uomo, e così non è invece. Ci sono delle montagne invece che sono ancora, diciamo, vergini, non ancora esplorate. Perché? Per vari motivi. Uno è, per esempio, può essere che è in una zona dove magari le condizioni atmosferiche sono imprevedibili o talmente brutte da veramente creare problemi per una scansione. Oppure un altro è, per esempio, magari può essere anche dato dai motivi religiosi, che magari la montagna, essendo, diciamo, in un luogo dove, diciamo, le persone credono siano abitate da spiriti, così una cosa o un'altra, viene vietato. Oppure che magari, appunto, sono in zone magari poco, come si dice, esplorate, per esempio come l'Antartide. Un esempio sono il massiccio Vinson o il monte Sidley, che sono stati scalati uno nel 90 e l'altro nel 2011, però fino allora non esplorati. Oppure il Monte Erebus, che è il secondo vulcano dell'Antartide, che venne scalato nel 1908. E del Monte Sipple, per esempio, non si hanno delle notizie della scalata. Un'altra vetta inesplorata si chiama il Gangar, io sto leggendo perché è un nome particolare, Gangar Pensum, 7570 metri, si trova nel Bhutan. È stato proibito la scalata in quanto si credeva, appunto, che era luogo di religioso. Allora il governo del Bhutan, fino al 1983, permetteva l'alpinismo dietro permesso, e infatti sono state tentate quattro spedizioni, tutte senza successo. L'ultima fu che ci andò più vicino, fu un team di giapponesi che scalò però la vetta vicino, sussidiaria, non proprio il Gangar Pensum, ma il Liang Kang Kang, di 7515 metri, 15 metri meno della vetta maggiore che stavano andando a scalare. Però fu d'aiuto perché risolvettero una disputa territoriale. Perché salendo lì in alto, il team giapponese riuscì a vedere esattamente il confine dove passava tra il Tibet, no, tra il Bhutan e la Cina, bugia, perché non si capiva bene, all'epoca mancavano le rilevazioni satellitari, insomma una cosa o un'altra, capite? E un'altra montagna è il Monte Kailash, ugualmente che non è stato possibile scalare, sempre per motivi religiosi, perché il governo non ha dato il permesso. Nel 1980 il governo ha offerto il permesso di scalata a Reinhold Messner, però lui ha rifiutato perché ha detto salire su questa montagna, che è molto importante dal punto di vista religioso, è come violarle del rispetto, quindi preferisco cercare qualcos'altro di più difficile, e ha rifiutato. Ci hanno tentato poi con degli spagnoli nel 2011, però sempre con risultati fallimentari. L'Asia è il continente con maggior numero di cime vergini, diciamo, ancora mai. Anche se, però, per esempio, c'è il massiccio della catena del Finisterre, 4.125 metri, nella Nuova Guinea. Anche lì non c'è mai salito anima, per cui non vuol dire che, ovviamente, se poi diminuiamo come metri, meno di 7.000, aumenta il numero delle vette inesplorate, però ce ne sono parecchie, ecco, ripeto. E perché? Per quali motivi? Uno dice, ma uno non c'è mai salito, per vari motivi, come dicevo prima, per motivi religiosi, oppure perché sono in una zona troppo inaccessibile. Oppure il contrario, perché se è una zona talmente vicina, diciamo che è talmente battuta, per cui perde l'interesse, esatto, il motivo opposto. Per cui non è che abbiamo ormai l'essere umano, cioè ci sono persone come, per esempio, Reinhold Messner è l'unico uomo al mondo
che ha scalato 14 vette superiori agli 8.000 metri, addirittura ha scalato l'Everest in solitaria, senza l'utilizzo di ossigeno. Ovviamente loro cosa fanno? Loro fanno, chiamano l'acclimatazione, loro hanno tipo quattro campi, campo base, e poi salgono 4.000 metri, rimangono lì 10 giorni, si ambienta, poi fanno campo 1 a 6.000 metri e salgono e rimangono altri 3-4 giorni, una settimana, dipende da come si sentono, poi campo 2 7.000 metri, poi campo 3 7.750. E poi fanno il salto finale, dove vanno, non fanno questi che salgono senza ossigeno, perché non so se lo sapete, cioè quella viene chiamata the death zone, la zona della morte, cioè quella fascia superiore a, se non sbaglio, agli 8.000 metri, dove praticamente l'ossigeno è talmente rarefatto che devi abituarti. Ecco perché lì usano molto gli sherpa. Sono una popolazione locale tibetana che praticamente abitano lì, e quindi stanno in quella zona e hanno l'organismo modificato, ecco, non sono, riescono a resistere a queste altitudini che noi magari saremmo morti, ecco.